Quando il presidente dell'Opera mi ha chiesto la disponibilità di questa chiesa, che peraltro non è una piccola chiesa, è una chiesa molto importante, molto bella e anche restaurata, come ho potuto vedere, è chiaro che ho dato il mio pieno assenso. Il presidente ha fatto un quadro anche di altre iniziative, perché l'Opera del Duomo proprio ne sporna continuamente iniziative importanti, soprattutto in collegamento con i grandi eventi, ecco, la Settimana Santa che ormai si avvicina, e poi avremo anche la settimana o le settimane precedenti la grande processione, festa del Corpus Domini, che quest'anno cade, la festa esattamente il 10 di giugno. Ebbene, noi guardiamo a queste cose già con grande interesse, per dare rilevanza, e dando rilevanza a questi eventi diamo rilevanza anche alla città di Orvieto, che è la sede, diremmo la più qualificata sede, in modo particolare per quanto riguarda sia la Settimana Santa e ancora di più, in certo qual modo, la festa del Corpus Domini, perché da qui è partita poi, diciamo, nel calendario della Chiesa universale la festa del Corpus Domini. Non solo la festa liturgica, la celebrazione liturgica nell'ambito delle cattedrali e delle chiese, delle varie parrocchie, ma anche attraverso la processione per le strade. E quindi da qui, da Orvieto, è partita. E questo non può non essere messo a suo tempo in grande. Mi piace anche dire che in vista della celebrazione della festa del Corpus Domini, quest'anno avremo come cardinale che viene a presiedere sia il pontificale nel Duomo, sia la processione per la città di Orvieto, avremo il cardinale Angelo Bagnasco. Questa è una notizia nuova, una notizia non conosciuta, perché ovviamente l'invito è stato rivolto da tempo, ma soltanto in questi giorni mi è giunta la comunicazione scritta e posso comunicare alla cittadinanza che il cardinale Bagnasco si è reso disponibile, lieto di poter venire ad Orvieto, e questo mi ha consolato perché, diciamo, questa considerazione di Orvieto da questi personaggi importanti della Chiesa Cattolica è qualcosa che non può incoraggiare e soddisfare non solo me come vescovo, sia pure amministratore temporaneo di questa diocesi, ma può incoraggiare e, diciamo, inorgoglire, perché no, tutta la cittadinanza, anche perché il cardinale Bagnasco, conoscete questo nome, è stato già per 5 anni presidente della Conferenza Episcopale Italiana, e il Santo Padre proprio in questi giorni lo ha confermato presidente della Conferenza Episcopale Italiana per altri 5 anni, quindi personaggio di grande rilievo, lo vediamo sovente a prendere la parola sugli argomenti più vivi, più attuali della realtà e sociale e religiosa dell'Italia, ad Orvieto. Perché ho citato queste cose? Ho citato queste cose perché io vedo che sia le iniziative dell'Opera del Duomo e l'iniziativa stessa che dà rilievo a Signorelli, che sta nel Duomo e quindi qui nella diocesi di Orvieto Todi, come le altre iniziative che sono state prospettate di carattere culturale e culturale non solo artistico pittoriche ma anche musicali, perché no, tutto è cultura, tutto è elevazione dello spirito, ecco, tutto questo io lo vedo insieme alla mostra già fatta sul sacrificio di Cristo proprio alla libreria Alberi, lo vedo come preparazione delle grandi celebrazioni dei 750 anni che appunto si terranno nel 2013, il miracolo di Bolsena, e nel 2014 la bolla Transiturus, che istituisce la festività solenne del Corpus Domini.